Ascolto, condivisione, partecipazione sono le parole chiave di come ci muoveremo in questa campagna elettorale. Così Nicola Baiocchi, 42enne avvocato di professione, candidato sindaco di centrodestra, ha iniziato la sua presentazione dinanzi a una sala gremita. Basta col PD attaccato, con 70 anni di potere politico che non sa dare più risposte ai cittadini. La società civile, ribadisce, può e deve fare politica, va premiata la competenza e non l'appartenenza. Poi, aggiunto, manca un progetto politico lineare. Intanto il nuovo candidato progetta già le prossime tappe. Le prossime tappe saranno principalmente inaugureremo la sede elettorale del comitato elettorale, a breve, veramente a breve lo comunicheremo, e che sarà un posto di ritrovo, un posto di condivisione di interessi, di idee, dove cercare di veicolare le persone, farle venire, ascoltarle ed aiutarle. E poi partiremo con tutto il giro dei quartieri, un'attività finalizzata ad acquisire informazioni, problemi e cercando assolutamente di rispondere alle esigenze delle persone, perché i programmi lo devono fare, non si fanno nelle stanze dei partiti politici, ma si fanno nella strada, tra la gente, ascoltando le persone. Abbiamo delle idee molto chiare sia per quello che riguarda la tassazione per il costo delle imprese, sia l'ausilio e le competenze che un comune può dare all'interno di un'amministrazione per le imprese, per l'aiuto alle imprese. Stesso riguarda per la problematica della sicurezza e delle famiglie. Ma chiaramente il nostro programma è un programma molto più articolato, quelle sono solamente tre tematiche che ho voluto parlarne oggi, ma ci sarà ambiente, chiaramente tutto il discorso legato al turismo, ai giovani, allo sport, tutte tematiche che affronteremo quando sarà per i prossimi giorni, per le prossime settimane, quando sarà concluso il programma.